vi siete detti? Ma io ho presentato le istanze della necessità che a livello nazionale il governo porti avanti circolari esplicative ancora più precise rispetto a quello che c'era scritto nel DPCM. Se si sono risolti i problemi della circolazione delle merci della movimentazione dei cittadini, è altrettanto vero che ci sono altri temi. Non so, abbiamo richieste di tutti i tipi, dei barbieri, il parrucchiere, le estetiste, le pizze da asporto, i kebab, e tutti i negozi dove non ci sono posti a sedere ma che hanno finestra, gli street food e molto altro ancora. Sono un sacco di richieste ed è giusto che vengano chiarite. Ovviamente ho chiesto anche che ci sia, come si può dire, certezza sulle forniture, visto e considerato che stiamo attendendo anche di respiratori meccanici, ulteriori forniture ed infine tutto quello che riguarda poi la costruzione dell'eventuale prossima ordinanza, o meglio DPCM, che andrà a sostituire quello che scadrà il 3 aprile. È anche vero che continuo a dire che è fondamentale che si adottino norme e restrizioni uguali da nord a sud, visto e considerato che la macchia di leopardo, come quella alla quale siamo abituati in queste settimane, non dà i risultati che dobbiamo avere. Ecco, gli altri governatori sono della stessa linea? Ci sono state delle richieste diverse in qualche modo o sono unite? No, guardi, gli altri governatori hanno confermato la mia posizione, nel senso che è una posizione chiara. Peraltro ho posto anche la questione sulle piste da sci. Noi abbiamo la disponibilità di chiusura, tanto è vero che si avvierà la chiusura dell'impiantistica sciistica, ma non tutti, non la quasi totalità, c'è ancora forse due o tre gestori che ci stanno pensando. Ovvio, la norma oggi non prevede la chiusura degli impianti sciistici, per cui è ancora un aspetto volontario. Abbiamo chiesto che anche su questo si faccia chiarezza, visti gli ammassamenti che si stanno creando, viste le proiezioni che abbiamo rispetto ai potenziali malati che potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva. Presidente, ultima domanda, poi la lasciamo andare. Potrebbero esserci dei cambiamenti, delle novità nei prossimi giorni o tutto resterà di questa linea? Guardi, io ho l'impressione che rispetto all'alleggerimento di restrizioni, decisamente no. Di inasprimento non lo escluderei. Grazie. Buon lavoro, ciao ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. Ecco, avete sentito le parole del governatore Zan.